curatorata da Urbino a Marzocca, viaggio libero tra natura e luce, la mostra dedicata a Roberto Spaccarelli è stata inaugurata domenica scorsa nel comune di Senigallia. L'intento degli amici dell'Accademia delle Belle Arti, delle associazioni locali e degli abitanti è stato quello di omaggiare e ricordare l'artista a pochi mesi dalla prematura scomparsa. 54 le opere messe a disposizione da privati cittadini che rimarranno esposte fino al 23 luglio all'interno della biblioteca Luca Orciari a Marzocca. Spaccarelli, durante la conferenza che ha preceduto l'inaugurazione, è stato definito dai relatori un uomo sincero, umile e generoso, un artista che dipingeva i sentimenti che provava trasformando le emozioni in arte. La maggior parte delle sue opere sono difficilmente reperibili oggi, lo è stato anche per me che volevo stire la mostra nel modo più completo e ricco possibile. In quanto sono state donate nel corso della sua vita, per tantissimi e lunghissimi anni, alle persone più disparate, agli amici, a tutti coloro che ne facevano richiesta, che lo apprezzavano, lui regalava un quadro. E tutto quello che io sono riuscito a raccogliere, con la mia sensibilità, ho cercato di costruire questa mostra. Trascorreva le giornate a dipingere, ha ricordato il sindaco Maurizio Mangialardi. Ognuno di noi in casa ha una sua opera. Ci manca il suo modo di porsi, di rapportarsi con gli altri e il suo grande rispetto per le istituzioni. Ricordare Roberto, ha concluso il primo cittadino, è come ricordare un pezzo di noi. Era un amico, lo conoscevo da sempre, e abbiamo trascorso l'infanzia insieme, lui con i suoi aneddoti, con i suoi racconti e con le sue belle immagini che regalava a tutti, e ci dovevamo essere. Il comune di Senigallia è particolarmente grato alla comunità di Marzocca per aver voluto questo bel pensiero.